Ciao a tutti, oggi è martedì 26 ottobre 2021. Che presagi avete oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Alle prese con la tipica pigrizia del martedì. Tipica pigrizia del martedì, doppiamente per il vostro segno griffato dalla luna, così come questa giornata. Con l'autunno che avanza quanto vi piacerebbe restarvene a dormire. Tranquilli. Potrete farlo tra una settimana esatta se anziché regalarvi un viaggetto avete deciso di godervi casa vostra, fare il cambio del guardaroba, darvi al bricolage o alla cucina, con tante sfiziose ricette autunnali a base di castagne, legumi, zucche. Con la luna abbioccata in dodicesima casa e Nettuno in trigono la nebbiolina celtica di cui parlano i miti celtici, avvolge la vostra mente. Ma a ricordarvi i vostri doveri ecco Marte battagliero in quadratura e potrebbe farlo brutalmente, facendovi scottare con il caffè, ferirvi con un chiodo, innervosirvi con chi davanti a voi in coda non si sbriga o con l'autobus perso per un soffio. Il rapporto d'amore purtroppo è con una persona non molto solida economicamente, spendaccione o con evidenti sofferenze finanziarie. Rimorsi e sensi di colpa potrebbero funestare le vostre giornate. Ripensamenti e inquietudine. Il vostro partner ha un rapporto conflittuale con voi e bisogna assolutamente che voi comprendiate la sua situazione e lo aiutiate. Affronta questo periodo con molta diplomazia. Non serve a niente arrabbiarsi. Ottima intesa con Capricorno e Ariete, solo attenti alla loro impulsività che potrebbe costarvi cara. Buoni propositi per i nati di giovedì che potranno contare su un Giove particolarmente amico. Questo giorno per voi dovrà essere davvero un nuovo punto di partenza, e potrà essere lo e se prestate meno ascolto alle critiche che vi rivolgono e ai consigli interessati che vi daranno. Andate avanti per la vostra strada e seguite il vostro intuito. Non crediate che tutto sia come ieri e ieri l'altro, il sole ogni tanto fa capolino anche nella vostra vita e oggi è l'occasione giusta. Progetti studiati e mai realizzati. Ecco le conseguenze di troppa vita virtuale sui social. Dovreste imparare a distaccarvi un po' dal virtuale e a riprendere nelle vostre mani la vita reale. Evita di dire tutto ciò che pensi. Cautela con pettegolezzi e bugie. Attento alle persone poco oneste. Chiudi bene la porta di casa quando esci. Una persona superba oggi vi contrasterà in gran segreto sperando di non venire scoperta. Ma lo smaschererete subito. In fondo ve la siete proprio voluta quella crisi, è per effetto dei vostri piccoli errori che adesso vi trovate a un punto di non ritorno. Le coppie clandestine o segrete farebbero bene a nascondersi meglio, ci sono occhi indiscreti che spettegolano e potrebbero nuocere abbastanza. Limitate le spese solo a quelle strettamente indispensabili. Fate ancora qualche sacrificio rinunciando o rinviando spese che avete programmato. Potendo programmate diversamente le vostre spese. Potrete capire cosa non va nei rapporti di lavoro, e come rimediare. Siate più lungimiranti anche sul posto di lavoro e vedrete che nessuno sarà costretto a parlarvi con doppi sensi. La tua famiglia ha bisogno di te, oggi dovresti passare almeno qualche ora insieme ai tuoi familiari. Sanno che sei pieno di risorse e amano raccontarti le emozioni della loro vita. Se ultimamente un rapporto sta vacillando e non provate più quel sentimento che in precedenza vi aveva spinto verso questa persona, forse è giunto proprio il tempo per dirsi addio. Si apre una congiuntura planetaria che vi stimolerà positivamente sotto tutti i punti di vista. Marte Bilancia vi pungola se siete nati in luglio, facendovi diventare più battaglieri del solito, ma fate attenzione a dove mettete i piedi e a non pestarne di troppi. Il sole Scorpione vi assiste, avrete così il senso di opportunità per riuscire a comprendere in anticipo quel che accade, cavandovi da ogni difficoltà e imprevisto. Riguardo al vostro fitness, il naturale buon umore è parte integrante del buono stato di salute generale di cui godete. L'attività fisica che vi rigenera più efficacemente è il nuoto, se potete, cercate di praticarlo, in mancanza in questa stagione di spiagge. Trovatevi le strutture adeguate. Il vostro vero carburante è l'amore. Sarà una settimana positiva per quanto riguarda i soldi e il lavoro, specie per chi ha una propria attività. Per quanto riguarda i sentimenti e le emozioni,
potrebbero esserci dei disagi da gestire. Quando pensi ai progetti futuri, hai molte difficoltà a comprendere dove segnare un limite. Sai talmente bene quello che vuoi, che rischi di essere spinto un po' troppo oltre dal tuo entusiasmo. Anche se tutto sembra andare bene, i problemi potrebbero cominciare non appena ti renderai conto del peso eccessivo delle responsabilità. Luna imbronciata in dodicesima casa e Marte in quadratura, aggiungeteci oltretutto che è martedì, la giornata più antipatica della settimana in barba alla griffe lunare che condivide col vostro segno, e avrete un quadro completo della situazione. Un bonus tuttavia c'è anche per voi, il trigono acquatico di Nettuno al vostro segno. Vero che la Luna lo intercetta, tentando di indebolirlo, ma alla lunga è lei a prenderle. Naturalmente, è la più piccolina, mentre lui, più grande e lontano, allunga il suo raggio destabilizzante a dismisura e sempre a vostro favore. Amore ed Eros, che bi e i sogni romantici, almeno finché una storia sentimentale fila col vento in poppa, ma se la fiaba si è già chiusa o non è mai nemmeno iniziata, il romanticismo vi serve solo per lacrimare o vagheggiare situazioni inesistenti. Battibecchi familiari su questioni finanziarie, ma anche con i vicini c'è sempre da ridire, il chiasso sulle scale, l'odore di sigaretta in ascensore. Volendo una buona ragione per accapigliarsi la si trova sempre. La fiducia nei confronti della persona amata sarà totale, nonostante alcune insinuazioni di qualche malpensante. Procederete sereni nella vostra relazione, fortemente sicuri dei sentimenti reciprochi. Urano e Nettuno, entrambi positivi dai segni amici di terra ed acqua del Toro e dei Pesci, possono aprirvi a una giornata sentimentalmente del tutto appagante, specie se appartenete alla prima e terza decade. La persona amata richiederà, però, una vostra più assidua presenza, assecondate questo suo desiderio e non siate come al solito pigri. Lavoro e denaro, se avete un'attività in proprio il rincaro delle materie prime dovuto all'aumento dei costi dell'energia e dei trasporti, vi mette letteralmente KO. Ma come, proprio ora che la ripresa sembrava iniziare è già finita, proprio come una canzone o una breve storia d'amore. Problemi di cui occuparsi anche in casa, tra faccende e cucina non avete un momento libero. Si vede che siete stanchi e se va così di martedì figurarsi a fine settimana. Occhio a non addormentarvi con la torta in forno però, se non sentirete il timer diventerà un carboncino. Dovrete essere molto reattivi nel campo lavorativo e dovrete essere in grado di riconoscere le occasioni migliori per agire, neutralizzando se possibile i concorrenti, soprattutto se operate nel commercio. Apertura in ufficio che vi vede un po' affaticati e con alcuni punti lasciati in sospeso in campo professionale. Con Sole e Luna positivi vi organizzate con efficienza concludendo quel che avevate lasciato in sospeso nei giorni precedenti. Benessere, ma che benessere, con lo stomaco che vi brucia, specie dopo aver preso la tazza di caffè mattutina, e una stanchezza strana che vi fa sentire pesanti, come se le gambe rifiutassero di muoversi. E che sforzo dovete fare per farle procedere una dopo l'altra, sinistra, destra, sinistra, destra come soldatine in marcia? Indispettito anche il fegato, forse col bicchierino della staffa avete esagerato, la sua azione di protesta si estrinseca proprio così, con un senso di affaticamento e di peso che non accenna a diminuire nemmeno col trascorrere delle ore. Niente convivialità stasera, si va a nanna presto. Una giocosità spensierata abbellisce il tuo segno oggi. Potresti sentire un maggiore livello di energia e il desiderio di giocare con gli altri. Il tuo atteggiamento sarà attraente e persino seducente. Per lei, inutile servirsi di due mega tazze di caffè forte il mattino nel tentativo di svegliarvi. Magari vi sveglierete, diventando però nervose, in compenso lo stomaco comincerà a torcersi, dando segnali di gastrite. Non maltrattatelo così, ricordatevi che è il punto debole del vostro segno. Per lui, cuochi eccezionali ai fornelli, ma quando partite per la tangente, inseguendo l'aquilone dei vostri sogni, anche piuttosto distratti. Ecco perché vi scottate o vi ferite ogni due per tre, quando cucinate voi le vostre mani diventano un pronto soccorso. Colore delle emozioni, ruggine. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività,
5. Finanze, 9. Benessere, 5. Grazie per aver guardato i miei video. Ci vediamo nei prossimi video.